Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile di Spirit Ninja che può sembrare una combinazione molto molto strana. In realtà è uno dei pochi modi di riuscire effettivamente a calare sul tavolo i mostri spirit che ci sono a disposizione nel carpool del GOAT e poter poi sfruttare veramente i loro effetti che sono molto molto buoni e fra poco capirete perché vi sto dicendo che sono degli effetti favolosi. Il deck non è super competitivo per il semplice fatto che comunque abbiamo una strategia molto lenta anche per gli standard del GOAT, abbiamo bisogno di fare molto volume cimitero che non è facile e qualche volta nonostante gli effetti di questi spiriti siano veramente forti può capitare che siano un po' antisinergici a seconda del matchup che becchiamo. Comunque detto questo passiamo alla profile vera e propria. Cominciamo dai protagonisti, quindi giochiamo il 2x di Inukagu Tsuchi e la monocopia di Yamato Dragon. Allora, lo Yamata non è assolutamente indispensabile, è una delle mie carte preferite e giocare una lista spirito senza di lui mi sembrava un qualche cosa da criminale di guerra. La carta veramente utilissima e veramente forte è Inukagu Tsuchi. Comunque, entrambi i mostri hanno un effetto molto simile, quindi non possono essere specialati. Durante l'end phase, dopo che li abbiamo evocati, normalmente rimbalzano in mano e quando vanno a infliggere danno da battaglia partono gli effetti. Quindi Inukagu Tsuchi fa scartare tutta la mano dell'oppo durante la sua draw, mentre Yamata Dragon ci permetterà di pescare fino ad avere 5 carte in mano. L'effetto di Yamata parte istantaneamente, l'effetto di Inukagu Tsuchi parte successivamente nel turno dell'oppo. Come ben sapete, il GOAT è un formato basato molto sul vantaggio carte e poter risolvere uno dei due effetti di questi mostri è sempre un qualcosa di assolutamente game breaking. L'unico problema è che ci rimbalzeranno poi nella mano durante la hand. Per quanto riguarda i tributi, giochiamo solamente un altro mostro in 2x che è semplicemente Mobius. Abbiamo bisogno di backrow removal anche perché vorremmo stare certi che quando andiamo a calare poi i mostri spiriti importanti, l'avversario non abbia qualche cosa nelle backrow per poterceli spaccare prima che possano fare danno da battaglia. E adesso passiamo al praticamente engine principale che permette al mazzo di avere qualche cosa da tributare sul tavolo. Abbiamo infatti tre copie dello Strike Ninja e tre copie dello Scout Plane. Praticamente la navicella di D dice che una volta per turno durante l'end phase questa carta è stata bannata. Possiamo andarla a specialare scoperta in posizione d'attacco e Strike Ninja ha un effetto quick che dice che possiamo andare a rimuovere dal gioco questa carta fino all'end phase rimuovendo due mostre oscurità dal cimitero. Quello che vorremmo fare con il mazzo è mettere il prima possibile nel cimitero copie di Scout Plane e poi bannarle continuamente con Ninja Fulmino tutti i turni per avere fodder da tributo. Questa è la strategia di base. La cosa ottima del Ninja Fulmino è che questo effetto lo possiamo anche utilizzare per fargli schivare cose che lo targetterebbero o che lo andrebbero a spaccare. Quindi è una carta molto molto versatile. Due copie di Spirito Mietitore ci aiuta anche qua per tenere carte sul tavolo che sono difficili da togliere e che ci danno potenziali fodder da tributo. Raramente può capitare di avere la possibilità di girarle un attacco per menare e levare carte dalla mano dell'avversario, ma ripeto, lo scopo principale dentro il mazzo è quello di essere poi offerto come tributo per gli spiriti o per i monarchi. Procediamo con il nostro floater di mazzo, che è il 3x di Pomodoro Mistico. Volendo potreste anche pensare di giocarne solamente due, se avete bisogno di spazio per giocare qualche altra cartina. Io ho preferito metterlo a 3 perché se apriamo con delle mani particolarmente storte, partire con normal di pomodoro in attacco è sempre comunque una certezza e vi lascerà qualche cosa sul tavolo il turno dopo, a meno che l'avversario non abbia di main deck schiacciare o qualche cosa che spacchi direttamente, ma nei primi turni della partita è abbastanza difficile. Oltretutto, essendo un floater, ci aiuta col discorso del volume cimitero e ci fa portare tante carte dark utili dal mazzo. Una di queste carte utili è proprio New Doria, che quando viene spaccata in battaglia e mandata al cimitero ci fa spaccare un mostro sul terreno, Sangan che può essere un modo di farsi salire in mano le navicelle, Signora Guerriera DD che vedremo fra poco e un'altra cartina utile, le immancabili staple, quindi ovviamente la Signora Guerriera DD e Breaker che ci servono per rompere backrow e levare mostri problematici e l'ultimo mostro che abbiamo in main deck è una copia di Cyberjar. Chi mi segue da tanto e guarda le mie liste sa che ho un odio irrazionale e fortissimo per questa carta e per la
saberjara trasformante, però dentro il mazzo saberjara ci serve perché è un modo facile di portare molti mostri dal deck sul tavolo e può anche essere un board wipe di emergenza e spesso capiterà di dover utilizzare la carta proprio come board wipe di emergenza per levare cose troppo grosse che diversamente non potremmo mai alzare dalla board. Quindi questo è tutto per il nostro repartino di mostri. Passiamo alle magie, dove troviamo la classica Trinità, Duo, Charity e Anfora, sono sempre quelle, non ci sbagliamo. Procediamo con Sepoltura prematura e Strappo possesso. Strappo possesso va a levare carte problematiche al campo dell'oppo e ci dà anche la possibilità di pushare danni, qualche volta è molto rilevante questo. Sepoltura prematura la giochiamo qua anche se non è proprio favolosa perché comunque non ci dà la possibilità di rebornare i nostri spiriti giganteschi, però ci fa mettere un mostro in più sul tavolo, se ne abbiamo già uno sul campo abbiamo i nostri fodderini pronti per evocare tramite tributo i nostri spiriti grossi, quindi è comunque una carta interessante e che ci conviene giocare in ogni caso nel mazzo. Andiamo poi ai back row removal con Tempesta Potente, Tifone Spaziale Mistico e due copie di Ritorno Totale. Per quanto riguarda Tempesta e Tifone, non penso che ci sia molto da raccontare, insomma, vanno giocati, ci serve assolutamente qualcosa per levare le carte dell'avversario. Ritorno Totale può sembrare inusuale, ma se vi ricordate gli effetti dei nostri due grossoni, quindi di Inno Kagutsuchi e di Yamata Dragon, se riescono a fare danno da battaglia, siamo praticamente a cavallo, solitamente abbiamo vinto la partita, ma dobbiamo creargli, diciamo, una finestra di opportunità per bittare con tranquillità. E quindi carte come Ritorno Totale che rimbalzano tutte le background nelle mani sono assolutamente immense. La gioco solo a 2 perché a 3 è un pelino troppo pesante, secondo me, ma è un'ottima carta. Procediamo con le mono, una copia di Spada Rivelatrice e una copia di Rinforzi dell'Esercito. Rivelatrice è qua per aiutarci a stallare, in più ce la possiamo far rimbalzare in mano con Ritorno Totale per continuare a stallare per altri turni. Per quanto riguarda i Rinforzi dell'Esercito ci basta mono perché giochiamo pochissimi target addabili, ne abbiamo solo 4. Se ne andassimo a giocare 2 molto spesso la carta sarebbe morta in mano. Due copie di Nobiluomo dello Scambio e due copie di Libro della Luna, ratio che mi vedete utilizzare spessissimo. Sono qua per dar fastidio a tutti i deck che hanno bisogno di risolvere effetti di mostri flip. Ci dà modo di outare carte come ad esempio Limite, oppure grossoni che se riusciamo a spostare in posizione di difesa poi sono effettivamente devastabili tramite Battle. E un'altra utility aggiuntiva che ha Libro della Luna in questa build è che ci dà la possibilità di mettere coperti i nostri spiriti in modo che durante l'Enphase non rimbalzino in mano. Capita molto raramente di poterlo fare, però è un'interazione che è bene conoscere. Concludiamo con le trappole, che sono davvero pochissime. Abbiamo infatti una copia di Richiamo del Posseduto, un Ring, una Forza Riflessa e un Compulsory. Non gioco Torrential perché Torrential è molto antisinergico con quello che vogliamo fare con il nostro deck, visto che ci andrebbe a pulire la board. E non vogliamo assolutamente autopulirci la board. Compulsory non è ovviamente indispensabile, però è una carta carina che ha sinergia con Inno Kagutsuchi, un po' come Trueninter, visto che andiamo a rimbalzare le carte in mano all'avversario, meniamo con Inno Kagutsuchi e prossimo turno scarterà tutto quello che gli abbiamo rimbalzato praticamente e può andare a fare dei meno molto pesanti. Ciao ragazzi, sono Lumba dell'Editing e registro questo brevissimo spezzoncino per parlare di alcune carte che potreste andare ad inserire nella build di oggi modificando qualcosa per provare di velocizzare un po' la strategia del mazzo. La prima che viene in mente è sicuramente Cardestru, che permette praticamente di mandare super turbo tutta la mano al cimi e potenzialmente di inviare subito i target dark che servono per Strike Ninja e tutto il resto, e vi possono anche dare la possibilità di sbricare una mano di mattoni di basalto. Altra carta simile ma più lenta può essere la Morphin Jar, però solitamente la legge di Murphy dell'universo vuole che si becchi tutte le volte il Nobiluomo in faccia. E un'altra carta che può essere molto carina è sicuramente Big Bang Attack, perché equipaggiandolo a Yamata Dragon oppure a Inno Kagutsuchi avete un mostro molto grosso che può tranquillamente menare anche qualche cosa in difesa e infliggere comunque danno da battaglia, quindi rendete sempre vivi i loro effetti. Ci sono anche altre carte che potreste considerare, ma queste tre penso che siano quelle un pelino più rilevanti. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la profile di oggi. Piccola cosa divertente, questo deck è montato da
praticamente 5-6 mesi, penso, forse anche qualche cosina in più. E mi dispiace proprio filmarlo oggi, poi andarlo a smontare per montare qualche cos'altro, perché è veramente divertentissimo. Come vi ho già detto anche all'inizio video, non è super forte, ha un bel po' di problemi, è lento, si basa molto su questi grossoni, quindi vi può capitare di partire inizialmente con loro in mano, possono andarvi un po' a cloggare. La strategia quando entra è molto forte, ma quando non entra o quando non possiamo passare sopra a determinate carte dell'avversario, diciamo che non è massimo, ha sicuramente tanti punti deboli, però è uno dei pochi modi decenti di giocare gli spiriti nel formato. E se volete divertirvi, io vi consiglio di dargli una possibilità, montarlo e farvi due risate, perché è un mazzettino che merita e che vi offre un playstyle diverso dal solito. Detto questo, come sempre, se vi va, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate del mazzo. Io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!